Io sono Marco Mangani e ho cominciato questa arte molti anni fa, precisamente 12 anni fa. Però io prima facevo un altro lavoro, facevo il tappezziere. Ho fatto per 13 anni e poi la ditta chiuse, avevo 28 anni. E quindi cominciai a fare un laboratorio di teatro qui a Sesto, la Limonaia, in cui c'era una selezione e io non passai praticamente, fui bocciato. E quindi da lì poi decisi quasi di smettere. Poi un giorno, passeggiando in centro, messi su una locandina una compagnia teatrale, Killer della Palanza. Poi c'era un laboratorio e quindi decisi di iscrivermi, provare con loro. Mi piacque tanto, ecco. Incominciarono a insegnarmi qualche tecnica di teatro, degli spettacoli in strada e cominciò la mia storia, via. E lì conobbi un altro ragazzo, si diventò amici. Poi da lì un giorno si capitò per caso in un festival d'artisti di strada in cui c'era un nostro amico, che era una ragazza. E mi piaceva questa ragazza, quindi decisi di conoscerla, ecco. E da questo mio amico mi feci dare questo numero di telefono e la chiamavo e insomma la convinta a uscire, insomma. E lei, siccome non aveva la macchina per andare a questi festival, io incominciai a accompagnarla. E questa ragazza era contenta e mi spiegava tutto quello che succedeva in strada, nei festival. Non mi raccontò tutta la verità, ecco, insomma, mi raccontò anche qualcosa che non era propriamente giusto. E quindi mi convinsi, ma guarda bello questa storia, questi festival. E cominciai a convincere questo mio di fare qualcosa anche noi. E si provò qui in strada, in Piazza degli Uffizi, fa questa cosa che funzionava e non funzionava all'inizio. Poi successe che dissi: guarda, io ho bisogno di incominciare a lavorare in strada. Era il 2000. Ma sai, gli eventi ce ne sono stati tanti, alcuni belli, alcuni anche non belli. Non è che la strada è tutto bello, perché ci sono anche episodi, insomma, viene raccontata anche con delle persone fuori di testa. Cioè, io mi ricordo un pazzo che veniva lì e parlava e ti parlava e si sfogava tutti i giorni, veniva lì e non sai come comportarti perché comunque diceva delle cose assurde, no? Ti può prendere anche paura perché non sai come fare, te gli spieghi, guarda, io sto lavorando, insomma, cerca di non disturbare, però il giorno dopo veniva, continuava a dire tutte queste cose sfuse, fuori da ogni logica. Nell'immaginazione può venire fuori che lui ce l'abbia con te per qualche motivo, quindi te non sai neanche che dire o come rispondere. Poi successe che comunque ero alla stazione a Firenze e vidi questo tipo che si comportava come faceva con me con altre persone, per me fu un sollievo, dissi vabbè, questo è fuori di testa, benissimo, lo fa con tutti e mi sono sentito sollevato, ecco. Quello che penso dipende, qualche volta anche niente. È quindi il momento in cui realizzi meglio il lavoro perché sei in un'altra dimensione che non so neanche spiegare io, comunque di relax, di tranquillità in cui ti lasci andare e stai bene, ecco. Ora, l'Italia l'ho girata quasi tutta, dal nord al sud. È bello perché comunque vai nei paesi, vai nelle feste e incontri tanta bella gente comunque. È molto faticoso ma divertente.
Hi, I'm Fanny Tombo. I'm from Japan. I'm a Japanese women band. This is, I made this drum. This is made in Japan. It's pretty good though. I started women band from in a travel, so I want to travel. And then I'm traveling in Italy for 1 month. Why I'm in here, I don't know. If sounds good, I want to play more, and it sounds bad, go other place. Just like wind, just like music. Well, my first show is a kind of strange. I couldn't talk English. Make a song, a lot of people listening, but they don't give me a tip. So I keep going like this. One clown came to me, and then he said to them, please give him the tip. I started one man band from New Orleans. I made a plan for traveling for 8 months in US and Canada. I thought it's not interesting for just see, you know, a sculpture or something. It's not interesting. I don't want to see, but I want to show. So, and then across the United States and Canada. Then go back to Japan and keep going.